esclusiva abbiamo Vladimir Putin nello Zoo di 105. Prego, Pipuzzo, andiamo. Ciao miserabili, come va la vostra vita da pezzenti? Mica come la mia. Oh, pensate che ho queste belle mammellone che guadagnano più di me ormai, hanno vita propria. Guarda il capezzolone, guarda, guarda come ti imbambolo. Oh, quante notizie del cazzo che io continuo a darvi. E voi le bevete tutte. Scemi, scemi. Sono la vostra Barbarona. E voi sapete che io ho sempre un inviato meraviglioso, ovviamente. Non posso neanche più dire che sei omosessuale. Tu sei fluid gender, giusto, inviato? Sei fluid gender? No, mi chiamo Carmelo! Sì, Carmelo, ma tu non sei né etero né omosessuale, sei fluid! Che cosa vuol dire? Che sei tutto, ti piace maschio, femmina, animale, tutto! Sì, ti fico anche corretto gelato in culo! Bene, bene, cari amici, benvenuti a questa puntata di Sbomeriggio Live. E oggi, signore e signori, anzi, così, perché non possiamo più dire maschio o femmina, abbiamo un ospite d'eccezione, tradotto dal nostro famoso doppiatore, il presidente russo Vladimir Putin. Ciao a tutti, ciao. Scusate, io non parlo assolutamente italiano, nonostante mi sia chiamato metà delle vostre subrette, grazie a Silvio. Però non è... ringrazio il vostro doppiatore, bravissimo, mi hanno riferito. Sì. Senti, intanto scusami, hai gli occhi così vicini che lacrimi in mono. No, in realtà è un occhio solo, guarda, ti faccio vedere, io sposto questo lembo di pelle che mi sono fatto costruire, perché io sono polifemo in parte. Okay. È un unico occhio, io ho disegnato due pupille sul bianco. Vladimir Putin, sei nato nel 52, sei un ex politico, ex militare, ex funzionario del KGB russo. Ex essere umano anche. E sei stato anche primo ministro della Russia dal 99 al 2000. Sono stato anche ex centravanti della Juventus, anche ex conduttore di Bim Bum Bam, prima di Bologna. Sono stato anche l'ex proprietario della Barilla, quello che fa la pasta. Ex campione di Formula 1 anche. Sono anche stato ex vincitore di Sanremo del 2022. Che ancora si deve tenere. Pensa. Diciamo che io ho la capacità di fare un sacco di cose e diventare ex. Ecco, senti, una domanda. Sei arrivato al tuo quarto mandato non consecutivo, comunque la quarta volta che... la gente mi ama. Ti sei auto e hai fatto una legge in modo che tu non possa... ma perché io ci tengo il popolo. Siccome io capisco che le indecisioni comunque ti distraggono, ho detto, minchia, queste persone indecise, faccio una legge che li fa stare tranquilli, che io rimarrò per sempre finché non muoio. Si chiama dittatura questa. Proprietario del mondo. No, questa è dittatura. No, si chiama aiutare le persone a decidere la cosa giusta. Per me la cosa giusta è che io comando e loro ascoltano. Vabbè. Senti, Vladimir, allora sei stato in Italia tante volte. Sì, ho bevuto del sangue buonissimo. No. In Piemonte, credo. Forse era una vergine. E hai avuto, tra l'altro, una grande amicizia con il nostro ex presidente del consiglio, Silvione, insomma. Hai avuto... grande persona. Che senso? È una persona fantastica, meravigliosa. Mi ha fatto mangiare certi bambini. Deliziosi. Senti, nella gallura li cacciano, credo. Allora, c'è sempre stato questo odio tra la Russia, l'Unione Sovietica ai tempi e gli Stati Uniti d'America. No, non è possibile. Odio non ce ne può essere, perché qualsiasi cosa odio è già morta. Al massimo ci può essere un minimo di non rispetto. Ecco, tu eri a favore, eri amico di Donald Trump. Il fantoccio di plastica era meraviglioso. È stata la mia più grande invenzione dopo l'acqua. Non hai inventato tu l'acqua, scusa. Ah no, adesso non ho inventato io l'acqua. No, non l'hai inventato. Adesso ti dimostrerò che io ho inventato l'acqua. Guarda, c'è questo mio collaboratore. Oh, è vero che ho inventato l'acqua? Io. Hai visto che ho inventato l'acqua? Ma è un sottoposto che lei probabilmente paga. Ma siamo già due persone che dicono una cosa contro una sola che dice il contrario. Democrazia. Io non voglio contraddirla. Ma lo dovresti fare per la tua salute. Giusto. Donald Trump quindi era un suo amico, insomma. Potresti tenere in mano questa siringa di polonio, per piacere? Cosa? Intimidazione. Ecco, cosa ne pensi invece dell'attuale presidente degli Stati Uniti? Babbo Natale, senza barba. Joe Biden.
cosa ne pensa? Ma cosa devo pensare? La stessa cosa che si pensa degli elfi degli alberi, le stesse cose che si pensa delle farfalle che sono parenti che ti vengono a trovare. Che è una cosa inventata, è un'entità, non esiste Biden. Biden è un vestito a cui hanno appiccicato un volto di gomma. E dietro ci sono 5 o 6 parlamentari che lo muovono con dei cavi. Senta, ma girano voci nel dark web. Io non le ho sentite, quindi non esistono. Ecco, ma che lei praticamente ha voluto creare il suo vaccino durante la pandemia, ma che ne ha vaccinati pochissimi perché lei dice che voi siete così forti che il Covid ve lo suca. È la verità? Minchia, a me mi ficca anche un dito in culo mentre non lo mangio. Il Covid non esiste. Non esiste. Come no? Ho capito. Il Covid non esiste. Non esistono i cinesi. No, i cinesi non esistono. Ma non avete fatto anche un accordo? Ti dico che i cinesi non esistono, vuoi vedere? Esistono i cinesi? No. Hai visto che non esistono i cinesi? Siamo in duca, pensiamo diversamente da te, quindi siamo la maggioranza. I cinesi non esistono. Va bene. Senta, che cosa hai in mente quindi adesso che è di nuovo presidente? No, prima di tutto vado ad ammazzare qualcuno. Subito. Ne esco da questo studio, strangolo la prima persona che mi capita davanti perché sono particolarmente nervoso. E con lei ha sempre avuto questo modo di fare da ti dispiace se mi mangio un bambino? Guardi, si può evitare in studio, la ringrazio. Ah, ma non sporco mica, me lo ingoio dritto. Quasi fetto, è piccino, sarà 1,5 kg. No, non si può. Niente, va bene, mi tengo questo spuntino. Quali sono i piani, i progetti per il futuro della Russia? Ammazzarvi tutti e incularmi tutte le vostre mogli. Tutte. Me le faccio tutte. Senti, cosa ne pensa dell'omosessualità? Aia. Un'altra domanda, sì. Allora, senta, signor Putin. Metti i grilli lì. Anche il silenzio è nervoso. Senta, cosa vuole dire, visto che tanti americani ci seguono, questo è uno dei programmi più seguiti dagli imbecilli di tutto il mondo, cosa vuole dire agli americani che minacciano una nuova guerra fredda nei vostri confronti? dai. Cosa ci devo dire a questi americani, americani miei, americani, non ci può essere una guerra anche perché voi non esistete. Non esiste l'America, non esiste la Cina, non esiste niente. Grazie, signor Vladimir Putin, presidente della madre Russia. Okay. Adesso mi posso picchiare col cameraman? Mi scusi. Così, giusto per spavalderia, ho voglia di pestarlo. Va bene, prego, arrivederci, grazie. Dai, sotto, tutte e due, dai, venite. Ma li ha uccisi tutti e due. Pensa, non mi sono neanche alzato dalla sedia. È una cosa, una violenza incredibile. È così. Ma un brutto cliente, ma. Sì.